bentornati per un nuovo appuntamento con le mie lezioni di basso elettrico. Io sono Marco Sassetti e oggi parliamo di due argomenti fondamentali. Allora, il primo di tutti è l'accordo di dominante e questo argomento che affrontiamo adesso ci servirà come lancio per il secondo argomento, ovvero le scale minori. Abbiamo già parlato ampiamente di come si creano gli accordi triadi e quadriadi derivati dall'armonizzazione nella tonalità maggiore. Nella lezione precedente abbiamo visto anche i centri tonali e le progressioni armoniche e abbiamo avuto modo di vedere come l'accordo di dominante funziona all'interno delle progressioni armoniche e come ci aiuta a ricavare il centro tonale. Ribadiamo nuovamente di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un accordo che è fondamentale per la musica, perché è l'accordo, diciamo, di tensione che ci permette di arrivare alla risoluzione. Dovete sapere che in armonia tonale, ok, quindi diciamo un contesto armonico che è legato a una tonalità, ovvero dove gli accordi che si susseguono svolgono sempre un determinato ruolo armonico e quindi anche funzione armonica rispetto alla tonalità di impianto, cioè alla scala generatrice. Quindi in armonia tonale l'accordo di dominante svolge un ruolo fondamentale perché la sua funzione è proprio quella di creare tensione che ci riporta alla risoluzione. Dovete sapere che gli stati armonici più utilizzati in armonia tonale sono quelli di preparazione, tensione e risoluzione. Facciamo conto di avere un sistema con zero tensione che è dato quindi praticamente dal primo grado. Un po' di tensione, quindi tensione pari a 1 mettiamo, che è dato dagli accordi preparatori, che vedremo più in là quando parleremo delle aree tonali, comunque sono il secondo e il quarto. E un sistema con tensione massima, quindi ad esempio pari a 2, che è dato dagli accordi instabili o tesi, che sono il quinto e il settimo grado. Sul quinto grado abbiamo quindi l'accordo di dominante, come già lo conosciamo, tonica, terza, settima minore, c'è anche la quinta giusta, certo, ma noi la omettiamo. E il settimo grado che ci dà un accordo semidiminuito. Tralasciamo per ora l'accordo semidiminuito, concentriamoci soltanto sull'accordo di dominante. È un accordo di settima, triade maggiore con settima minore, si chiama per l'appunto accordo di settima, ci si riferisce a lui soltanto con il termine di settima. Qualunque accordo di dominante viene semplicemente siglato con il nome della triade maggiore, quindi G, F, C, quello che volete, seguito da un 7 che sta a indicare una settima minore. Perché è così importante in musica? Perché contiene quello che prende il nome di tritono, ovvero l'intervallo di tre toni che si crea nella scala maggiore tra la quarta giusta e la settima maggiore. Ecco qua, il nostro tritono in Do maggiore, Fa, Si. Se guardiamo infatti l'accordo che si crea sul quinto grado, Sol, Si, Fa. Ecco qua il nostro tritono rivoltato rispetto a prima, ok? Lo vedete? Perché il tritono è così importante? Perché è formato da quelle due note che sono appunto i semitoni diatonici della scala, ovvero sentono fortemente l'attrazione per le note che hanno vicine. Il Fa tende naturalmente a tornare al Mi e il Si tende naturalmente a ritornare a Do. Ecco spiegata la funzione dell'accordo di dominante. Avendo al suo interno il tritono, sentirà fortemente l'attrazione Si verso la risoluzione sul Do e il Fa verso il Mi, che è subito accanto. In pratica il gioco è questo. Tritono che risolve naturalmente sul primo grado. Quindi Sol, Do. Ve lo rifaccio. Sol, Do. Semplicemente con questo movimento. Il Si che va verso il Do, il Fa che va verso il Mi. Il movimento quinto primo è il movimento più importante della musica tonale, infatti lo troviamo in tutti quanti i contesti musicali, siano essi blues, rock, jazz, folk, funk, quello che volete. E qui finita la prima parte della lezione, ovvero quella che parla dell'accordo di dominante. Parleremo più avanti anche dei vari modi di utilizzare l'accordo di dominante, perché non è che si trova soltanto sul quinto grado e finita lì. Ci sono vari trucchetti da poter utilizzare. Oggi mi interessava fare questo mini ripasso sull'accordo di dominante per introdurre l'argomento successivo, ovvero le scale minori.
Abbiamo già parlato della scala minore naturale, o detta anche minore relativa, che praticamente è la relativa minore della scala maggiore. Non che sia meno importante, ma nel nostro sistema musicale, diciamo, italiano, è un po' maggiore centrico, ovvero che si pensa sempre alla scala maggiore e poi guardiamo la relativa minore. In realtà non è proprio così, anzi non è affatto così. La scala minore ha forse addirittura più importanza della scala maggiore, perché ci dà maggiori, scusate il gioco di parole, ma ci dà maggiori possibilità di sviluppo sia melodiche che armoniche. Comunque ritorniamo lì, abbiamo già visto la scala minore come relativa della scala maggiore. Ad esempio in Do maggiore la relativa minore è in La, che ha le stesse note, ovvero tutte le note naturali: La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Abbiamo già visto i gradi che ci sono all'interno della scala minore, ovvero tonica, seconda maggiore, terza minore, quarta giusta, quinta giusta, sesta minore, settima minore e ottava. Abbiamo in un modo o nell'altro già visto anche l'armonizzazione della tonalità minore naturale, perché è esattamente la stessa della scala maggiore, però partendo da La, quindi è come se fossimo su un sesto grado, ok? Quindi primo grado minore 7, secondo grado semi diminuito, perché è il Si, terzo grado major 7, perché è il Do, quarto grado minore 7, perché è il Re, eccetera, eccetera, eccetera. Da qui ci riallacciamo subito alla questione dell'accordo di dominante. Perché? Perché ho appena detto che il movimento più importante in musica tonale è il quinto di settima che risolve verso il primo. Quindi abbiamo bisogno di un quinto grado di settima che si muove verso un primo grado. Ma se analizziamo l'armonizzazione della tonalità minore, scopriamo che sul quinto grado della tonalità minore non abbiamo un accordo di dominante, ok? Perché siamo su un Mi, e su un Mi quindi ci sarà la scala frigia. Ricordatevi, la minore è sempre uguale a Do maggiore, quindi la scala è frigia. Non credete, ma verificate, come dice Paolo Fox. E quindi la scala frigia mi dà origine a un accordo minore 7. Quindi quando ci muoviamo su armonie minori derivate dalla minore naturale e ci fermiamo sul quinto grado, abbiamo un accordo di Mi minore settima, che potrebbe tranquillamente essere statico, cioè non sente il bisogno di risolvere sul La minore. Vi torna? State a sentire, questo è un La minore, questo è un Mi minore 7. Potrebbero tranquillamente stare lì belli tranquilli, anche per ore, potrei stare per ore su questo Mi minore 7, senza sentire il bisogno di andare da nessun'altra parte. Cosa che non accade con la tonalità maggiore. Perché? Perché quando sono su un quinto grado di una tonalità maggiore, quindi ribadiamo Do major 7 o Do maggiore, Sol 7, cavolo, questo si sente che è teso, si sente che ha bisogno di andare da qualche parte, no? Ah, finalmente la risoluzione. Perché c'è il tritono che deve risolvere. Poverino, lui è instabile. Deve risolvere per forza di cose, perché all'interno c'ha il Si, che è una sensibile del Do, quindi essendo sensibile deve arrivare lì. In più il Fa si trova un semitono dal Mi, quindi anche lui sente l'attrazione verso il Mi. Ma in tonalità minore questa cosa non succede, perché per l'appunto non c'è la sensibile. Vi faccio l'esempio in Do minore, ok? Avrei un Sol minore 7 come quinto grado e un Do minore 7 come primo. Assolutamente zero tensione. Questo è un grossissimo problema per quanto riguarda la creazione di armonie, perché se non abbiamo la tensione non sentiamo il bisogno di andare alla risoluzione e quindi la nostra armonia non regge, perché l'equilibrio di preparazione, tensione e risoluzione non prende forma e le armonie risultano poco interessanti. L'escamotage che fu introdotto per risolvere questo problema delle armonizzazioni della tonalità minore naturale fu quello di inserire un grado sensibile, una settima sensibile, quindi una settima maggiore, su una scala minore. E si creò così la scala minore armonica. È esattamente identica alla scala minore naturale, però avrà la settima maggiore, ovvero una settima sensibile. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol diesis, La. La diteggiatura è esattamente questa, quindi 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, o se preferite 3, 4, fate un po' come vi pare, come vi torna bene.
Molti pensano a questa scala definendola scala araba. No, chiamiamola come si deve chiamare, è una scala minore armonica, appunto. Scala araba è, vuol dire poco o nulla, ok? Lo so che la presenza di tanti semitoni ci conduce lì, ma chiamiamola come si deve chiamare, dai. È come se a me mi chiamassero Pinco, mi darebbe un po' fastidio dato che mi chiamo Marco. Non che mi piaccia particolarmente il nome Marco, però questo mi hanno dato e quindi questo mi tengo. Lei si chiama minore armonica, poverina, chiamiamola come si deve chiamare. Quindi scala minore armonica. Dal nome capiamo subito qual è la sua funzione, ovvero quella di creare le armonie. Non starò adesso a far vedere tutte quante le armonizzazioni della minore armonica, non mi interessa al momento, la vedremo più in qua. Vi faccio soltanto notare cosa è successo al quinto grado della scala minore. Ricordiamoci che prima avevamo una scala frigia, in tonalità minore naturale, e che l'accordo era Mi, Sol, Re. Adesso, con la minore armonica, ho introdotto un grado diverso. Non ho più il Sol, ma ho il Sol diesis, quindi il mio accordo sarà Mi, Sol diesis, Re. E ecco qua che si viene a creare l'accordo di dominante sul quinto grado della tonalità minore, che mi butterà ad avere tensione per risolvere su un primo minore. Certo, non è la stessa identica tensione che avrei in maggiore, però è sempre meglio di niente. La funzione del tritono questa volta si sviluppa così. Mi 7, dove la sensibile sentirà la trazione verso l'ottava, e il Re, ok, che era la settima dell'accordo di settima, senti là che bellino questo giochino, settima dell'accordo di settima, sentirà la trazione verso la terza minore del La. E ecco qua che si sviluppa il discorso di tensione-risoluzione. L'introduzione della scala minore armonica ha risolto quindi un problema armonico, ma ne ha introdotto un altro melodico. Perché? Perché la scala minore armonica non è per niente melodica. Se la suoniamo, se la cantiamo, questa sonorità è un po' troppo forte per creare delle melodie che siano piacevoli all'orecchio. Non sto dicendo che non viene usata, viene usata, soltanto che non è la cosa più bella di questo mondo. Adesso quindi dobbiamo trovare una soluzione anche al problema melodico della scala minore. E la soluzione è semplice: dato che abbiamo già innalzato il settimo grado, rendendolo sensibile, qualcuno ha pensato bene di alzare anche il sesto, rendendolo maggiore. Se prima quindi avevamo un sesta minore, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, che è un intervallo di sesta minore, che poi faceva un salto di un tono e mezzo per arrivare alla sensibile Sol diesis, salto un po' troppo ampio, adesso anche la sesta viene innalzata di un semitono, andando a essere quindi una sesta maggiore, che risulta molto più melodica e anche facile da intonare. Quindi le mie note saranno La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La. Dal punto di vista armonico, e analizzo soltanto il quinto grado adesso, non è cambiato niente perché le note che formavano il quinto grado, Mi, Sol diesis, Re, restano invariate. Ho introdotto soltanto un Fa diesis, quindi le note dell'accordo, della mia quadriade sul quinto grado, restano invariate, quindi ho sempre un accordo di dominante che mi dà tensione per la risoluzione. Ma dal punto di vista melodico ottengo una scala che è molto più cantabile, la scala minore melodica. La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis, La. Occhio allo spostamento. Indice, anulare, mignolo. Indice, mignolo. Indice, anulare, mignolo. Rifacciamo. Indice, anulare, mignolo. Indice, mignolo. Indice, anulare, mignolo. È bene dire da subito che la scala minore melodica, quando, o scala bacchiana, perché uno dei più grandi utilizzatori fu appunto Giovanni Sebastiano Bach, c'è da dire della scala minore melodica che prima veniva utilizzata soltanto in senso ascendente. Perché? Perché c'era la necessità di risolvere la tensione in senso ascendente, cioè dovevamo introdurre la tensione melodica per far sentire appunto le sensibili sull'accordo di dominante
quando andavamo verso la tonica. Sì, lo so, è complicato, vero? Praticamente noi siamo su un quinto grado e da lì ci dobbiamo spostare verso il primo, quindi eseguendo la scala la stiamo svolgendo a questa maniera, cioè la tensione si sviluppa dal senso discendente al senso ascendente, aumentando gradualmente la tensione. Non veniva utilizzata in senso discendente, in quanto non c'era bisogno di far sentire la tensione in senso discendente, e quindi tornava a essere la scala minore naturale. Per questo per molto tempo fu chiamata semplicemente scala minore melodica ascendente e si eseguiva in senso ascendente e poi tornava naturale in senso discendente, ovvero... Non so se avete presente la fantasia cromatica, appunto, di Giovanni Sebastiano, eseguita anche da Pastorius, quindi è celebre. Fa proprio una scala minore melodica ascendente e poi torna a essere naturale, se non sbaglio. Il movimento dovrebbe essere una roba del genere, sto andando totalmente a orecchio, non me la ricordo. Ma oggigiorno la scala minore melodica viene largamente utilizzata e per questo può essere eseguita, no può, si esegue tranquillamente anche in senso discendente. Ok, è stata dura, anche perché fa un caldo boia. Ecco qua spiegate in breve le tonalità minori, ovvero noi abbiamo tre tonalità minori, la tonalità minore naturale, la tonalità minore armonica e la tonalità minore melodica. Ricordatevi che tutte e tre coesistono allo stesso tempo, è come il gatto di Schrödinger, non sai se è vivo o morto finché non lo tiri fuori dalla scatola. Quindi quando scriviamo o eseguiamo un pezzo minore, ricordatevi sempre che abbiamo queste tre possibilità che sono tutte e tre valide in qualunque momento. Per questo la tonalità minore di solito è un gran casino e lo vedremo insieme quando analizzeremo le progressioni armoniche in tonalità minore o comunque le armonie in tonalità minore. Cioè c'è veramente universo e dintorni, può succedere di tutto di più. Per ora quindi prendetele così e eseguite semplicemente le scale per impararle. Per ora quindi concentratevi soltanto sulle tre scale, scala minore naturale, scala minore armonica, scala minore melodica, e imparatene a riconoscere le sonorità, che sono molto molto interessanti. L'unico esercizio che vi lascio per oggi quindi è di eseguire queste scale, ma non ad un'ottava sola. Perché? Perché un'ottava sola è per ragazzi, dai, visto che ci siamo, guardiamole subito in due ottave. Allora, diteggiatura consigliata, consigliata è un parolone, diteggiatura, ve ne ho segnata una ma ne potete utilizzare quante ne volete. Questa è una abbastanza pratica perché più o meno mantiene gli stessi spostamenti e vi permette di vedere dove cambiare. Scala minore naturale, partiamo da lì, la, scivolo, si, do, re, mi, fa, scivolo col medio, sol e siamo arrivati sul settimo grado, la. Dopodiché parto, si, do, re, mi, fa, scivolo col medio, sol, la, medio, mi, rifaccio, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, torno anche indietro, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Dopodiché passiamo alla tonalità minore armonica, quindi ricordiamoci, non c'è più il sol, ma il sol diesis. La, si, do, re, mi, fa, sol diesis, con l'anulare, ripeto. La, si, do, re, mi, fa, sol diesis, la, si, do, re, mi, fa, sol diesis, la, torno indietro, la, sol diesis, fa, mi, re, do, si, la, sol diesis, fa, mi, re, do, si, la. Dopodiché la scala minore melodica, fa diesis, sol diesis, sesta maggiore e settima maggiore, la, si, do, re, mi, scivolo subito, fa diesis, sol diesis, la, si, do, re, mi, scivolo, fa diesis, sol diesis, la, e torno indietro esattamente ripetendo la scala minore melodica, la, sol diesis, fa diesis, mi, re, do, si, la, sol diesis, fa diesis, mi, re, do, si, la.
Quindi eseguiamo il nostro esercizio. Ci rivediamo al prossimo appuntamento per parlare nuovamente dell'accordo di dominante, della tonalità minori, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao ciao, buono studio! Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio sito internet www.marcosassetti.com dove trovate le dispense. Se non l'avete ancora fatto, boh, prendetemi un caffè perché io sono stanco, me lo vado a fare. Ciao ciao belli!